questa storia noi cosa c'entriamo? No, tu mi hai spiegato in tutta questa storia noi che c'entriamo, fammi capire. Tu mi hai chiamato stamattina a dire noi siamo gialli, ieri eravamo verdi, domani saremo arancioni, chi se poi ci può fare rossi, non si capisce più niente. Noi cosa c'entriamo? Che colpa ne abbiamo? Ma chi ci pigliate per dei pittori? Fammi capire. Ma che c'entra quel fatto della tavola Ouija che abbiamo fatto l'anno scorso? Non è legato, il coronavirus non l'abbiamo portato. Rassegno, non è colpa, non passa la voce. Caggia, siete senza che succede qua sotto. Se tu convinci le persone che siamo noi che hanno portato questo maledetto, non c'entra niente la tavola Ouija che abbiamo fatto l'anno scorso e mia moglie. Non siamo noi fautori, stiamo a sentire. Ma fammi capire poi, qual è il vero problema? Perché io ti conosco, tu non è che mi chiami inutilmente. Qual è il vero problema? Che ha fatto papà? Lo so che stai in pensione, che c'entra? Devi arrotondare la pensione. Che vuole fare? Il Ghost Hunter, papà, a 70 anni. Il Ghost Hunter, papà, ma tu l'hai visto a papà? E qual è il... Vabbè, ho capito, ha visto YouTube, si è fatto fomentare. Si stava lanciando dalla finestra l'altra volta perché ha visto il video di alcuni Ghost Hunter che minacciavano un demone. Addirittura si stava lanciando dalla finestra. Si è tagliato per fare un rito, papà, a 70 anni. Ma fallo sta accorto che tra un po' diventa lui fantasma. Mantienilo. Ma qual è? Cioè, allora, vuole fare il fantasma. Vuole fare il ghost hunter. Mi fai sbagliare. Vuole fare il ghost hunter. Qual è il problema? Cioè, che c'entra con fatto la zona arancione? Che non può uscire più di casa. Scusa, mamma, fammi capire. Tu ti stai allarmando per essere un sacco. Tranquillizzala papà, diglielo, lo puoi fare lo stesso il Ghost Hunter, anche in zona arancione e zona rossa. Già è successo, già l'abbiamo visto a febbraio. Vuoi sapere come? Stai a sentire a me, appiccio il computer e apri YouTube. Ci vediamo là sopra, mo arrivo. Andiamo a vedere. Benvenuti a un nuovo video. Siamo di nuovo in quella fase in cui il governo emana ordinanze restrittive che colpiscono la tua regione e voi, come già è successo, sarete costretti a portarvi lavoro in smart working a casa e probabilmente ci ammorberete gli zebedei con un mese di riti rituali, disinfestazione di soffitte, di sotterramenti improbabili dai giardini e roba simile. Questo volevi dire? O sbaglio? Sì, ma non ti preoccupare, non c'è bisogno che lo confermi in questo modo così deciso. Guarda, che se ne sono accorti tutti, ma tutti, stiamo a sentire tutti. E da tanto infatti che ci state chiedendo su YouTube specialmente di provare a fare il rituale della televisione. Veramente, a parte i messaggi che vengono sistematicamente cancellati da parte di utenti che dubbiosi sull'autenticità dei vostri contenuti si permettono semplicemente di porre domande, nei commenti che rimangono integri sul vostro canale, questa cosa non l'ha mai letto, mo su fatta la televisione è una novità, ma forse è un problema nostro, saranno dei messaggi fantasmi che ovviamente possono leggere solo coloro che fanno i Ghost Hunter di un certo livello. Ha da essere per forza così, altrimenti non me lo spiego. In lingua italiana non riuscivamo a trovare una spiegazione che ci soddisfacesse. C'è poco su internet, ragazzi, c'è poco. C'è veramente poco, però siamo riusciti a vedere anche da altri youtuber, italiani e non. Abbiamo detto, ok dai, possiamo provare. Fatemi capire una cosa. Quindi voi state ammettendo che le vostre fonti per questo rituale sono semplicemente dei cocktail presi da altri video ad cazzum sulla rete, su YouTube in particolar modo. Alla faccia del professionismo! Ricordiamoci questo passaggio che è fondamentale per dopo. E la prima cosa da fare è andare nella nostra soffitta, perché io mi ricordavo che sua mamma aveva lasciato tantissimo tempo fa una vecchia televisione. Ma questa signora mamma palesa è una fonte inesauribile di paranormale! È una specie di Doraemon del mistero! È un ispettore gadget delle scienze di confine! Essa caccia paranormale in il sacco come se fosse... E poi mi serve... È infinitum sotterrata nel giardino! Poi ci stava il busto paranormale del nonno! La bambola che è iniziata a parlare! La collana del demonio! Mo se ne esce la televisione dalla quale sicuramente attraverso questo rito uscirà qualche altro familiare incastra, secondo me è sciurocco familiare che ha affondato con Titanic. Ora non voglio esagerare, pace all'anima di tutti gli affondati col Titanic, ma secondo me questa mamma palesa è una risorsa che va sfruttata meglio. Guarda che ti dico, a questo giro non si ha mai, finiamo un'altra volta il lockdown,
questa mamma palesa gli fa tirare da sotto al terreno del giardino la bacchetta di Harry Potter. La televisione ha tubo catodico, perché la prima regola, poi si può fare anche con la televisione digitale, però sarebbe meglio con la televisione a tubo catodico. No, aspetta, io questa cosa non l'ho capita. Partiamo con i presupposti giusti, che se no non capiamo niente. Partendo appunto dal presupposto che io non sono un installatore Sky o comunque di nessun tipo di parabola terrestre, extraterrestre. Fammi capire, ma si può fare o non si può fare con un classico LCD che oggi abbiamo? Che no, perché vorremmo farlo anche noi insieme a voi. Non è che voi dovete fare uno spitz voluto solo voi, dobbiamo anche noi ritualizzare ogni tanto. Si può fare con gli LCD che abbiamo a casa? E se non si può fare, per quale motivo si può fare solo col tubo catodico? Fammi capire, è un fatto vintage, è un fatto sentimentale del fantasma che si attiva emotivamente solo se ricorda i bei tempi andati. Perché il tubo catodico sì e l'LCD no? Perdona la mia ignoranza in installazione di televisione e di parabole Sky, però mi hai spiegato questa cosa. Tu non me la conti giusta, voglio. Guarda come te lo dico, tu non me la conti giusta. Allora, eccoci qua. Allora me lo schiaffone, aiù, la televisione si scassa, che legge è vecchia. Ragazzo, guarda che i televisori anche una volta si accendevano con i telecomandi, no che packer. Paccheri tradotto in schiaffi per chi da piccolo non abbuscava la lingua napoletana. Io telecomando, ok, noi pigliano così che sicuramente è uscito vicino alla televisione. Non si fatta la televisione, stanno i telecomando, vai io. Allora, il gioco in teoria viene svolto da una persona sola. Giro, tocca a te, Paolo. Sì. Accendere la televisione su un canale morto. Ok, giovanotta, mi hai convinto. Facciamo anche noi rito appresso a te. Vuoi un canale morto? Un PC la televisione, io. Allora, dove sta? Tele nuovo. Tele nuovo, ok, noi. Questo rituale non si sa se sia di origine brasiliana o di origine spagnola. Ma quale brasiliano e spagnolo, aio? Questo è il classico rituale di Fratta Maggiore in provincia di Napoli. Brasiliano e spagnolo. Pensa che 30 anni fa una coppia di sposi sbagliò a fare il rituale e invece di evocare il demone, quella notte nacque Lorenzo Insigne. Hai capito che danni? Fa si sbaglia sul rituale, che danni, forza Lorenzo e forza Napoli. Andiamo a aprire un attimo, andiamo a aprire chi stanno vincendo su scuetto contro la Sima Rivoluzione. Si pensa che attraverso questo rituale uno riesca a mettersi in contatto con delle entità che riuscirebbero a dirti il giorno della tua morte. Me congratulazioni, azza, una cosa facile. Scusasse, ma sempre con educazione, non è che da questo rituale si potrebbe sapere anche qualche informazione diversa dalla morte, che non ci importa proprio quando mamma morì? Ma che sai, un terno secco su una ruota di quando finirà questo maledetto virus? Cioè voi avete l'opportunità di contattare un demone veggente e gli chiedete quando da morì? Ma chiedetegli quando ce ne usciamo da sto maledetto virus che non ci facciamo più, che ha convinto pure papà a poco standard, ma ti rendi conto del potenziale dannoso di questo virus? Io so che ti è bella sta cosa. No, è una stronzata anche secondo me. Ma andiamo avanti, non mi fate demoralizzare. Andiamo avanti nonostante sia una stronzata. Vai. Per prima cosa bisogna accendere la televisione, metterla sul canale morto e dire la seguente frase: se c'è qualcuno in questa stanza, si manifesti. E che se? E queste? Basta semplicemente un televisore e fare una domanda in una stanza vuota a modo psicopatico che il rituale funziona. E allora andiamo a aprire, visto che è così facile, proviamolo tutti insieme con voi, andiamo a aprire. Se la televisione si spegne, si riaccendono le luci ed è finito. Se invece la televisione non si spegne, allora vuol dire che probabilmente sta arrivando qualcuno. Esatto, è l'ambulanza con gli infermieri e il sindaco che probabilmente sono stati allertati dal mio vicino che ha chiesto il TSO. Se mi va bene. E appare qualcosa, oppure... Sentiamo qualcosa. Esatto, o vediamo i lampeggianti blu e rossi o sentiamo il suono dell'ambulanza sempre di qui sopra. Dopodiché una volta che tu hai contatto come con si questo, chiude? Non c'è scritto come si chiude. La cosa più importante. Sì. Ma come non c'è scritto come si chiude? La cosa più semplice. Avvicinati, vieni qua, faccio vedere come si fa. Allora, prendi il telecomando che ti ho fatto vedere prima. In alto a sinistra, oppure a destra, dipende dal televisore che c'hai, ci dovrebbe essere un pulsantino di colore rosso o grigio in alcuni casi, con un cerchio e una lineetta al centro. Puntalo verso il televisore e schiaccialo con coraggio, con convinzione. Non aver paura, non aver timore, che non puoi fare danni. Al massimo si spegne la televisione, su la televisione. E fidati, il rituale finisce al 100%.
Se non finisce, stacca la spina e abbassa il contatore. Dai fuoco alla casa, fai quello che ti pare a te. Comunque in qualche modo ce la farai a spegnere il televisore. Non c'è bisogno che ci sia scritto su internet come fare. Voglio fare una ricerca dei canali. Faccio una scansione come fosse un ghost box. No, aspetta, con Hughie Warren. Fammi capire, perché se iniziamo male poi ci perdiamo strada facendo. Tu pochi minuti fa non hai detto che bastava sintonizzarsi su un qualsiasi canale a caso con un TV noise affinché il fantasma comunque fosse in grado di comunicare attraverso quel canale ad Gatsum e farci sapere la data della morte. Ora c'è bisogno addirittura di fare la scansione dei canali a mo di Ghost Box. Fammi capire, cosa stai cercando di inserire artificialmente in questo rito di stregomanzia e cartomanzismo? Fammi capire. Se c'è qualche entità qua, si può manifestare. Ma che ho? Puoi anche indicarmi il canale. Ah, non lo so io. Ma chi è quel monaco che batte la porta e che chiude urlando? Se c'è qualche entità in questa stanza, si manifesti. Quanto? 15? Mm-hmm. Ok. Fermi, fermi, fermi tutti, fermi un attimo, fermi, non so se l'avete notato, Avete fatto caso che l'audio del canale che viene cambiato arriva leggermente, oddio, mica tanto leggermente, un bel po' in ritardo rispetto alle immagini del canale che viene appunto cambiato? Riguardiamolo insieme. Qui c'è il cambio canale e qui c'è il cambio audio. C'è un ritardo, un delay di circa 2-3 secondi. Come se la traccia audio non fosse quella originale del canale sintonizzato, ma semplicemente una traccia poi messa dopo in post-produzione, contenente chissà quale artefatto mistico e misterioso. E vi ricordo, per chi fosse andato direttamente già con gli LCD, che per quanto riguarda i televisori a tubo catodico, il cambio da un canale all'altro non comportava nessun tipo di ritardo o di lag tra traccia audio e immagine video. Dai il telefono, faccio delle foto. No, fermati, io lo dico per te. Non scattare delle foto a uno schermo che sta producendo un TV noise. Fidati. Meglio che non te lo dico il perché, non costringermi a dirti il perché, ma sappi che ci renderesti la vita estremamente facile poi nel buttare giù questa teoria basata sul nulla. Non fare foto o video a un monitor LCD o a tubo catodico che trasmette un TV noise. Samma sentì. Fammi sentire la cosa. 30 secondi. Allora, io quando faccio la foto, ok, viene fuori che mi becca una linea che balla. Ah sì, ci sta. Ok. Perché ci sono dei frame in cui cambia colore. Ok. Qualcosa di strano. Frame in cui cambia il colore. Aiù! Si chiama flickering ed è esattamente il motivo per il quale prima ti sconsigliavo di fare fotografie o video al monitor della TV. E sapete da cosa è dato? Visto che ci siamo a questo mondo, ve lo dico io. È dato dalla differenza degli hertz, o in questo caso i megahertz, tra appunto il dispositivo che trasmette l'immagine, in questo caso la televisione a tubo catodico, e il dispositivo che riceve e registra l'immagine. Quindi la differenza, lo sbalzo di hertz e di megahertz, in questo caso, tra il ricevente e il trasmittente, genera il flickering. È l'incubo di ogni videomaker, è l'incubo di ogni fotografo, videomaker. Vada a safe, non dovete peggiorare la vostra situazione con le vostre stesse mani, vai giù. Qualcosa di strano. Ma che cosa? Dove? Perché? Sì, si vede. Si vede benissimo. Ok. Aspetta. Guarda. Oh mio Dio. Qua sì? Qua no? Qua sì? No, ma aspetta, è una faccia. Ora io inizio ad entrare in difficoltà. Inizio ad entrare in difficoltà perché non so se cantarvela in stile neomelodico, messicano o folk. Comunque, prima di dedicarvi la mia esibizione canora, guardiamo un attimo questo piccolo, ma proprio piccolo, piccolissimo, impercettibile dettaglio che ci avete voi stessi fatto vedere. Il bello è che stesso voi ci facete vedere le epiche montagne giurassiche di sterco saurico. Vabbè, vediamo il dettaglio. Questo è il momento in cui l'attrice fa le foto col suo smartphone, si vede chiaramente, alla mano dell'attore, mentre quest'ultimo l'appoggia sul monitor del televisore. Guardate precisamente la posizione, fate attenzione quindi alla posizione della mano al di sopra dello schermo.
quest'altra invece è la foto, o meglio, i frame del video originale in cui viene mostrata la presunta foto nella quale c'è questa mistica apparizione mariana di questo volto al di sotto della mano. Ci avete fatto caso? No, ci avete fatto caso? Eppure c'è una piccolissima, piccolissima, mastercosaurica differenza. Guardate lo spazio sul televisore che c'è a sinistra e a destra della mano nel momento in cui viene scattata la foto. E guardate invece la posizione della mano sul monitor nella foto che ci viene mostrata come è apparsa la Madonna sotto la mano dell'attore, mannaggia santa! Avete visto? È completamente un'altra posizione, sono due foto scattate in momenti completamente diversi, vai giù! I dettagli, A questo punto, cosa volete che io vi dica? È inevitabile che lo stile musicale con il quale concludere quest'ennesimo video di sputamento è il folk. E quindi... Allora ti scelgo, allora ti scelgo.